Allora amici, siamo in ritardissimo. Ma c'è ancora speranza, eh? Stiamo andando a Milano a vedere la WWE. Questo ovviamente sarà la nostra, il nostro report, la nostra recensione. Questo sarà anche il nostro addio se non rallentiamo un po'. Probabile. Speriamo di arrivare in tempo perché il navigatore ci segna che alle 20.03 siamo là. 20.03 inizia alle 20, è come se ci aspettassero noi. Leggermente in ritardo. Speriamo di non portare a casa anche qualche multa. Allora, fortunatamente vedremo l'ingresso di Bobby Roode, fortunatamente, e ho anche la maglietta a dimostrarlo, ma non si vede. Siamo qua per AJ Styles campione. Sfortunatamente non vedremo né Sami Zayn né Kevin Owens rispediti negli Stati Uniti per un non ancora precisato motivo. Nel live di ieri parrebbe esserci stato Mike Kanellis. Speriamo di arrivare in ritardo e perdercelo. Comunque, 20.02 ragazzi, siamo arrivati, stiamo per parcheggiare. Abbiamo fatto le fiamme. A chi credeva che non ce l'avremmo fatta, questa è la risposta. Dai che è tardi. Impressioni su questo grande match tra la Family e quell'altro che manco ricordo il nome. Family e Mike Kanellis contro gli Ascension e Ty Dillinger. Pubblico italiano un po' strano, un po' tutto per arte, un po' per l'essenza. Comunque è un match scarso, per essere il secondo match della card. Soprattutto dopo aver messo Bobby Roode come opener. Come opener che non abbiamo visto. Che abbiamo sentito solo la musica di Bobby Roode, pensavamo di essere in ritardo, ma non immaginavamo fosse la musica di uscita. È così, non abbiamo visto Bobby Roode. Siamo venuti, abbiamo pagato esclusivamente per Bobby Roode e abbiamo visto uscire. Mamma mia ragazzi. Ma confido nel fatto che possa intervenire in altri match. Salve a tutti cari amici di The Abusive Game. Batteria troppo scarica per utilizzare il flash. Amici, ma soprattutto flash. Ma soprattutto amiche di WWE Game del Tour WWE in Italia. Qui è l'artefice Jackie in compagnia dello specialista Michel. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo video dove andremo a parlare appunto del tour della WWE fatto a Milano. Milano, prima tappa del Tour italiano, venerdì 10 novembre, fermo restando che sabato 11 la tappa si sposterà a Padova per concludere il Tour italiano ed europeo, domenica 12 in quel di Firenze. Partiamo subito, secondo me bisogna partire dalla fine. Voto a questo Tour, a questa tappa di Milano? Io gli do la sufficienza, ragazzi. Io gli do 6 perché comunque è ingiusto dare un'insufficienza, perché la gente ha lavorato per fare questo show, potevano fare molto di più, non si sono impegnati, questo è vero, questa è la verità. Come avete visto siamo arrivati un po' in ritardo, cioè a dire la verità siamo arrivati anche giusti noi perché erano le 8, però dovevamo ancora parcheggiare, quindi siamo arrivati dentro nell'arena alle 20:12 minuti. 20:12 noi eravamo dentro, fermo restando che lo show dovrebbe essere iniziato alle 8. Io penso che abbiano fatto i saluti, Pose Franchini abbia comunque parlato un po' il ring announcer. Ma siamo sicuri che c'era un Pose Franchini? Secondo me sì, l'ho visto su Twitter. Okay. Ho visto Michele che faceva il tour vicino al ring con zero pubblico perché erano tipo le 6 del pomeriggio, però c'era. Fermo, cosa voglio, questo, tutto questo per dirvi che cosa? Che non abbiamo visto il primo match, un match interessantissimo dal mio modestissimo avviso, perché vedeva contrapposti Bobby Roode e Dolph Ziggler. Noi ci siamo addentrati in quel del forum, abbiamo salito le scale, che c'era già la musica di Bobby Roode. Porco cane, abbiamo detto, ci siamo persi l'ingresso di Bobby Roode, ma non solo ragazzi, perché oltre ad esserci persi l'ingresso, abbiamo perso anche il match, perché era sì la musica, ma la musica del vincitore, cioè Ziggler noi non l'abbiamo neanche visto. Alle 20:12 minuti il match era già finito ragazzi. E soprattutto tu inizi un tour italiano con Bobby Roode. Inizi con Bobby Roode. Cioè diciamo però che l'opening match è importante.
quindi non, cioè, sì, no, cioè non è perché eravamo in ritardo noi, però c'è da considerare che tanta gente magari arriva quell'attimo dopo, quindi o lo show per 20 minuti fai il tuo marchettone al network, alle magliette, consigli di andare a diventare un wrestler te stesso, però così pronti via e dopo 10 minuti è già finito un match, secondo me è uno dei più belli della serata, veramente un gran peccato, soprattutto perché noi eravamo andati anche per poter imitare il glorioso fare il suo ingresso. Quindi non possiamo dare il voto appunto a questo match, però abbiamo incontrato il nostro amico Alfredo che ci ha detto che è stato, a lui non è piaciuto per niente il match. Io invece ringrazio il nostro amico Kevin che mi ha permesso di vedere durante la pausa quantomeno il video dell'ingresso, almeno il video ha meritato, poi il match non lo so, noi non lo possiamo sicuramente giudicare. Possiamo però giudicare il secondo match della serata e fermo prestando che stiamo andando un po' a braccio, dovrebbe essere... Sto andando essere... anche un po' a braccio, dir la verità. Devo uscire, no? No, dovrebbe essere l'incontro a 3 contro 3 dove sì. Mike Kanellis, Hugh Harper e Eric Rowan hanno perso contro Ty Dillinger e gli Ascension, incredibilmente in versione face, non tanto per il tour italiano, credo, ma da quando facciano un po' cricca con la Fashion Police, i Fashion Files, sono passati dalla parte dei buoni. Ora, voi mi direte, tu ti lamenti, io mi lamento, perché voi mi mettete come opener Bobby Roode quando potevate tranquillamente mettere questo. Farlo durare quanto volevate, visto che per i primi 4 minuti non hanno fatto niente. 4 minuti? Più di 4 minuti? No, proprio niente, niente, neanche toccarsi. Poi hanno cominciato a toccarsi un po', ma poco, per altri 5 minuti, quindi il match è iniziato dopo 10. E non è neanche durato tantissimo. E non è stato neanche bellissimo, tranne la parte alla fine. Sì, poi dire bellissimo forse è un eufemismo, gli darei un 6 di incoraggiamento. Sì, diamogli un 6. Che altro lo penalizza appunto questa parte iniziale dove hanno perso tempo, ma è, il problema è che è stato così in tutti i match, ragazzi, perché come sapete Sami Zayn e Kevin Owens sono stati rimandati a casa, quindi in qualche modo dovevano riempire lo show e in tutti i match c'erano queste parti qua vuote che veramente smorzavano, fasi veramente di stanca che non portavano a nulla se non appunto al perdere tempo, e lì proprio ti rendevi conto che ti stavi annoiando, perché la verità è così, cioè non c'è niente da dire. Avrebbero potuto fare un match in più, condensare tutto, perdere le parti di nulla, avrebbe reso molto, o iniziare un quarto d'ora dopo o aspettare che arrivavamo noi e poi iniziare tranquillamente, visto che comunque anche alla fine del quarto match hanno fatto 20 minuti di pausa, non ricominciava più sta cosa. Quindi voto 6 al secondo match. Andiamo con il terzo match valido per la cintura degli Stati Uniti. Il campione Baron Corbin se la vede contro Sin Cara. Migliore comunque. Si è alzata un po' l'asticella sicuramente. Sì. Merito di entrambi i wrestler, perché comunque c'è da dire che anche Sin Cara ha fatto la sua parte. Non è che abbia dominato Corbin. No. È stato un match combattuto. È stato un match combattuto pseudo equilibrato finché il booking lo ha permesso. Però è un incontro che potreste tranquillamente vedere in una puntata di SmackDown, non ha sfigurato. Sì, dai, un sette politico, direi che ci sta come voto. Ho visto di peggio anche in alcuni pay per view. Quarto match della serata, ragazzi, Randy Orton se la vede dall'assalto di Rusev, accompagnato per l'occasione non da Lana ma dal mitico Aiden English, che appunto
entra per primo e entra per primo, tenta di mimicarsi il pubblico italiano sfottendolo. Ma da che il pubblico italiano, io sono sempre della mia idea, che non capisce quello che i wrestler raccontano e quindi risponde con dei scemo scemo a caso. Io sono uno di quelli, ma non che però almeno scemo, scemo, però almeno tu non gli rispondevi. Più che altro che non so se anche te ci hai fatto caso, noi eravamo magari tanto lontani e facevamo fatica anche a sentire bene. Allora noi eravamo visivamente in una buonissima posizione, sì. Avrete visto magari le foto su Facebook o le dirette su Instagram, però effettivamente eravamo un po' ovattati e l'audio non era eccelso, questo è vero, facevamo fatica comunque a sentire, anche i colpi sul ring non arrivavano come arrivano di solito. Però tralasciando la parte di Aiden English, si è comportato bene anche Rusev, il povero sì. Bulgaro costretto a jobbare anche nei live event, perché ovviamente ha vinto Randy Orton. Indovinate un po' con cosa ha vinto, bravi, avete indovinato, dal nulla come sempre. Però come abbiamo detto probabilmente anche in una live di Instagram, è uno dei migliori match dell'intera faida che abbiamo visto negli show settimanali di SmackDown e nei pay per view, sicuramente non peggio. Io posso anche asserire qualcosa di meglio. Randy Orton è sempre una garanzia anche nei live event. Randy Orton che comunque, nonostante sia relativamente o tra virgolette testa calda, ha incontro finito, ha fatto il giro di tutte le prime file, ha salutato tutto il pubblico così come dovrebbero fare tutti, secondo me. È tornato addirittura indietro perché aveva dimenticato un pezzo. Si era dimenticato della parte destra della rampa e è tornato indietro proprio per quel motivo. Grande, bravo Randy. Così. Se non mi sbaglio ha fatto anche un autografo o due. Esatto, sì. Pausa. Voto, io anche qui do un 7, perché comunque mi è piaciuto anche Rusev. Io do un 7,5. Pausa lunghissima in cui Jack ha approfittato per andare a mangiarsi un hot dog con le cipolle, che dalla cera non era al massimo, però lui dice che il sapore era buono. Ne avrei mangiato un altro volentieri. E invece poi si è fatto una piadina, quanto mai se l'ha fatta. E quella lì faceva proprio cagare. Dopo la pausa si ricomincia con un handicap match, non per le partecipanti ma per il numero di partecipanti, perché è un 3-4 che praticamente vede tutte le women's di SmackDown, perché da una parte c'erano Charlotte, Becky e Naomi, dall'altra parte c'era Lana, c'era Tamina, il telefono c'era, non c'è più, c'era una volta un telefono, Lana, Tamina, Carmella e Natalia, campionessa in carica. Esatto. Notare che tra queste la più tifata era Lana, la non wrestler. Il pubblico italico ovviamente si è schierato dalla parte di Lana, indovinate un po' il perché, e avevano anche ragione. Anche di Charlotte, dai. Anche di Charlotte, però diciamo che Lana meritava anche stasera, sicuramente non per la parte del lottato, però meritato. Ci voleva Franchini, ci voleva qualche urlo disumano di Franchini che non c'è stato. Match è stato quello che è stato, La famosa Divas Revolution stasera non c'è stata, l'hanno dimenticata negli Stati Uniti. Vincono le face pur essendo una in meno, come è giusto che sia nei live event. Voto al match 6. Io gli do un 6 più di incoraggiamento, anche perché dopo il match arriva quel gran bellomino di James Ellsworth, tutto incerottato, con il collo ingessato, con il braccio sinistro, se non erro, fasciato, e anche qui tenta di portare via Carmella dal pubblico italiota, ma tutte e 7 le divas al di là, salutando la storyline, salutando tutto quello che deve essere gli heel contro i face, si coalizzano tutte e 7, compresa Carmella, contro James Ellsworth. Ognuna di loro fa la sua mossa risolutiva finale,
distruggendo il povero Sanzamento. Aspetta, non la mossa propria però, finale, perché no, mi ho fatto... Ah, è vero, è vero. Stavo dimenticando la parte più eccelsa dello show. Naomi addirittura ha riesumato il Worm, ragazzi. Io non so se tutti conoscono Scotty Tuotti, nel caso andate a cercarlo su YouTube, perché Naomi, che fa il Worm e fa celebra Scotty Tuotti, ha meritato tanto. Non tutto il pubblico l'ha riconosciuta questa cosa, eh. I neofiti direi proprio di no. Fai spegnere. Solo le menti storiche. Che nasce così? Non lo so. Si vede meglio. Si vede comunque, quindi non è un problema. Dopodiché, chi è stato? Becky? Chi ha fatto? Becky, sì. Becky ha estratto Mr. Socco e ha celebrato Mick Foley e gli ha fatto una bella mandible claw al povero Ellsworth. Anche se sarebbe stato meglio il Cobra. Io avrei tirato fuori il Cobra, visto che eravamo a Milano. Ma proprio davanti a sette divas avrei tirato fuori il Cobra. Così, punto, fine. Con le piva nel sacco, Ellsworth se ne torna nel backstage. Speriamo che i prossimi licenziamenti che coinvolgeranno atleti della WWE possono coinvolgere lui. La prossima ondata. Poi siamo arrivati al sesto match, sì, perché sono solo sette, sesto match, quindi pre-main event. Trattasi di Fatal 4-Way, nona eliminazione tra coppie, i campioni Usos, Chad Gable e Shelton Benjamin, gli Hype Bros, ovviamente mi sto riferendo a Zack Ryder e Mojo Rawley. Mojo Rawley, ragazzi, impazzito in full control del pubblico milanese. Sì, sì. E quarta e ultima coppia, i Fashion Police, Fashion Files, chiamateli come volete, io li chiamo Brisango, oppure Tyler Breeze e Fandango. Che diciamo? Diciamo che il pubblico italiano è strano, perché per il 95% del match ha tifato gli Usos. Sì. Nonostante io personalmente in un live event tiferei sempre i face, così mi hanno insegnato, però non è che debbano fare quello che dico io. Hanno fatto bene a tifare gli Usos, se così credevano opportuno fare. Gli Usos che naturalmente mantengono il titolo schienando. Ho veramente questo vuoto, sapete? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo neanche. Direi gli Hype Bros, ma non sono affatto sicuro. A proposito di Hype Bros, Chad Gable, Mojo Rawley, ragazzi, in full control, perché per tutta la parte del match in cui era lui sul ring faceva degli scatti, faceva degli allenamenti, faceva delle flessioni tipiche del suo essere ex atleta di football. Però nonostante tutto non è che abbia stonato come cosa, ci stava anche, rivitalizzava il pubblico. Quindi, partendo dal presupposto che dopo tanti anni rivedo a Milano Shelton Benjamin, io un bel 7 a questo match glielo do. Sì, io ho un 7 meno. Do un 7 meno. Arriviamo al main event, perché ci sono stati, ragazzi, soltanto solo 7 match. Dopo la pausa del quarto match credevo fossero 8, in realtà non avevano più wrestler a disposizione, avendo rimandato indietro, e noi non sappiamo ancora il motivo, sia Sami Zayn che Kevin Owens. Arriviamo direttamente appunto al main event. Trattasi di triple threat, trattasi di incontro valido per il titolo. Shinsuke Nakamura contro il Maharaja, accompagnato dai Singh Brothers, contro il campione, diventato campione del tour europeo della WWE, AJ Styles. Io ve lo dico subito, mi sono piaciute tantissimo tutte e tre le entrate, tutti e tre gli ingressi, anche quello del Maharaja, anche quello di Jinder Mahal. Mi è piaciuto molto meno il match. Match che abbiamo mandato in diretta anche sull'account di Instagram, non lo potrete più vedere perché sono passate le 24 ore. Potevano fare molto di più, sì, magari deludente. Magari non poteva fare molto di più Mahal, che tra virgolette
è veramente pompatissimo, eh. È veramente, sta per esplodere, prima o poi esploderà, ci rimarrà sulla coscienza, sappiate. Non tanto lui, poteva dare molto di più Nakamura, poteva dare molto di più AJ Styles. Come ha giustamente detto un amico nei commenti della live di Instagram, non è mai stato un triple threat match, ma un incontro a due alternato. C'erano sempre solo due wrestler sul ring, mai tre se non all'inizio. Questo ha comunque influito negativamente sulla contesa. Però non è che è un match da 4 e mezzo, un match da 6 e mezzo. Sì, poteva essere un match da 8 e mezzo. Più che altro che con questi tre atleti il voto scende. Sì, perché... tenendo conto che hai tre atleti che possono dare, forse uno no, però gli altri due possono dare 10. Quando ti danno in pasto un match del genere, ti gira un po' le scatole, quindi tendi a penalizzarlo. Vero peccato, perché veramente il potenziale c'era, bastava buttare fuori Mal, tirare fuori un incontro uno contro uno tra quei due, sarebbe uscita tanta roba. Così non è stato. A un certo punto io ho persino creduto che tornasse campione Mal, per il fatto che, e non escludo che possa diventarlo ancora prima di Firenze, perché è diventato campione AJ nel tour europeo, finisce il tour europeo, torna campione Jinder Mahal, tornano come se niente fosse successo, in modo da riproporre Jinder Mahal contro Brock Lesnar settimana prossima in quella delle Survivor Series. Chi vivrà vedrà, potrebbe essere un'ipotesi. Tenete in considerazione che la card che vi stiamo raccontando, per conto mio, sarà la stessa sia a Padova sia a Firenze, e anche i risultati finali saranno quelli. Praticamente per altre due sere a parte questa, James Ellsworth le prenderà da chiunque. Fate un po' voi. Voto finale, che abbiamo già detto, allo show. Lo show non è da buttare via. Cioè, avessi avuto un figlio, l'avrei portato, sarei stato contento di averlo portato. Visto con occhio critico come possono avere l'occhio critico gli Abusive Game, si poteva fare molto di più. Si poteva fare molto di più. C'era carenza di personale, vuoi che c'era la partita dell'Italia, c'era comunque un quinto del Mediolanum Forum completamente vuoto, c'erano dei buchi clamorosi. Infatti noi pensavamo di cambiare addirittura posto a metà show. Mi sa che l'anno prossimo lo facciamo. Avremmo potuto tranquillamente farlo. Prendiamo i posti, prendiamo la piccionaia e poi andiamo in prima fila. Non è un problema. È una cosa da fare. La sicurezza è stata quello che è stata. Le hostess neanche sapevano cosa stessimo trasmettendo. Quindi va bene così. Dai, io gli do un... Io gli do 7, dai. Dai. Fermo restando che la scala arriva a 10, arrivare a 10 ce ne voleva ancora un bel po'. Sì. 7, perché comunque è un live show WWE, ci sono andato volentieri. Se dovessi tirare le somme, però non arriva a 7, mi sa. Se faccio la somma dei match, sicuramente no. Allora, obiettivamente merita 6. Gli do 7 perché mi piace il wrestling, Milano, è sempre Milano. AJ Styles alla fine ha fatto salire una ragazzina sul ring, gli ha fatto alzare la cintura, ha tirato fuori dal nulla la bandiera italiana, e quindi ci sta. Ti coinvolge, poteva starci molto di più. L'anno prossimo andrà meglio, magari l'anno prossimo viene Raw. Poi se viene Raw e c'è Roman Reigns, non vengo io. Voi, spero che vi sia piaciuta questa pseudo recensione. Il buon Jack avrà montato questo video assieme ai video dei match. Diteci la vostra, diteci se siete andati a Padova, se state per andare a Firenze, perché se non erro questo video uscirà domenica 12. Diteci le vostre impressioni, diteci se la prossima volta ci sarete, diteci se abbiamo fatto male ad arrivare in ritardo e perderci l'unica cosa bella dello show, ovvero l'ingresso di Bobby Roode. Ah, ma almeno Bobby Roode uscire l'abbiamo visto, il Ziggler non pervenuto ai nostri occhi, chissà, magari non era neanche lui il wrestler, perché io ho chiesto contro chi era il tipo che avevo in parte, solo che aveva 7 anni, non so se era tanto affidabile. Nel caso ci corrigerete. Per oggi è tutto,
vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se vi va e se non lo avete ancora fatto. Io invece vi ricordo che se non ci avete seguito venerdì su Instagram avete fatto male, perché senza l'assenso della WWE io ho trasmesso la diretta di 3 match. Se non l'avete fatto, pazienza, sarà per la prossima volta. Continuate sempre a seguirci sia su Facebook, dove abbiamo pubblicato i risultati dei match in tempo reale, sia su Twitter, sia su Instagram stesso, e quindi non posso dirvi altro. Ragazzi, non perdetevi questa settimana che inizia, cioè inizia domani per voi, che... anche per noi inizia domani, no, la nuova settimana, perché abbiamo il pre-show da fare, esatto, quindi tanta carne al forno. Tanta carne al forno, perché se non cambiamo idea, e credo che non la cambieremo, ci saranno ben 3 pre-show di Survivor Series sabato e domenica probabilmente carriera di Vito Giabroni. La portiamo avanti ancora per un po', non è detto che la portiamo fino alla fine, ma ancora per un po'. E con questo è veramente tutto. Dall'artefice Jack e dallo specialista Michel. Alla prossima. Ciao belli. Ciao Pepino, ovunque tu sia.